Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale, io sono Trilli e oggi monteremo insieme un drone. Si tratta del Lenso Drone ragazzi, ovviamente è tutto smontato, lo monteremo insieme, questa è la sua canopy. I vari pezzi sono tutti qua dentro, appunto nella scatola. Si possono trovare tutte le specifiche e le istruzioni per il montaggio nel loro sito online, che adesso vi voglio mostrare. Qua già ti spiega la FC o gli ESC che può montare, cioè buchi da 30x30, anche da 20x20, quindi fantastico. Ha lo spazio per un sistema digitale, DJI, Vista, Walksnail, di tutto e di più. Ti consigliano anche quali motori andare a montare. Su questa parte c'è scritto assemblaggio dell'elettronica, ti spiega molto dettagliatamente come montare l'elettronica su questo frame. Come vedete c'è proprio passo per passo, non manca nulla. Iniziamo a seguire gli step. Ma è questo il pezzo giusto? Questo è il piattello in cui dobbiamo montare i nostri braccetti con delle viti da 14. Ora dobbiamo andare a mettere il plate inferiore sovrapposto, così, sui nostri braccetti. Non pensavo che mi volava via. Ci tengo ad evidenziare che comunque il frame è studiato apposta per supportare delle stack 30x30 come delle 20x20. E proprio per questo i fori sono nelle apposite misure per le diverse stack. Una volta arrivati a questo punto possiamo mettere le nostre viti 10 mm dove andremo a posizionare il motore. Dai. Abbiamo finito di mettere tutte le nostre vitine in ogni braccetto e adesso dobbiamo passare a questo pezzo in TPU che servirebbe come supporto per la nostra batteria. Su questo supporto dobbiamo andare ad installare delle viti da 18 mm in tutte le estremità. Combaceranno con i fori nella quale posizioneremo gli standoff. A questo punto lasciamo solo un lato del nostro supporto della batteria montato. Questo supporto in TPU sarebbe semplicemente da piegare e montare come abbiamo fatto dall'altro lato, però per il momento lo lasciamo così visto che dobbiamo lavorare sull'elettronica. È arrivato il momento di montare i motori, ho scelto di usare questi Spectre dell'HGLRC, sono dei 1009KV2306.5. Eccoli qua, sono mezzi usati nel senso che li avevo già testati su un'altra build. Motori installati, adesso è il momento di andare a tagliarli e collegarli ai LED. Una volta tagliati i cavi dei motori, saldati sui LED e fatti i ponticelli per scegliere il colore, dovremmo fare a questo punto l'ultimo collegamento dei LED all'ESC con i cavi che ci restano dei motori. Questo è l'ESC che ho scelto dell'HGLRC, ma prima di andare ad installarlo voglio impermeabilizzarlo, come faccio con tutti i miei quad. Il processo di impermeabilizzazione necessita di almeno 24 ore, quindi torno non appena l'impermeabilizzante non si sarà asciugato. Le parti elettroniche sono state coperte con questo gel che, oltre a proteggerlo, lo rende impermeabilizzato, quindi protetto anche dall'umidità. Stessa cosa l'abbiamo fatta per l'RX, protetta da umidità, acqua e sporco. Dobbiamo mettere questo supporto in TPU sopra la nostra FC per posizionare la VTX. Con un po' di pressione la copriamo così. Una volta che abbiamo intrecciato i cavi e ci siamo assicurati che sia tutto in sicurezza, andiamo a mettere il secondo pezzo in TPU che andrà a formare il nostro incastro. Quindi lo spingiamo fin quando non arriverà fino alla fine. Mettiamo la nostra cam nella canopy. Vi mostro anche questo supporto per le cam più piccole, nel caso in cui hai una cam più piccolina da inserire nella canopy c'è questo adattatore. Mettiamo le viti sulla nostra telecamera. Invece per quanto riguarda l'antenna, noi abbiamo questo supporto in TPU che viene con il kit del Lenso Drone, però siccome io ho questa antenna da mettere che già viene con i suoi fori appositi per gli standoff, non andrò a utilizzare questo supporto qui. Questa è una citroantenna di polo, molto resistente, quindi adatta a subire impatti.
Non è semplicissimo, ma non è neanche poi così difficile. Qua abbiamo addirittura dei buchi per poter infilare il nostro cacciavite. Qui è dove andremo a posizionare la batteria. Abbiamo trovato il modo di posizionare la VTX. C'è stata la necessità di alzare i cavi dell'XT60 in modo che ci fosse più spazio sotto i cavi. E ora andiamo a mettere delle fascette in questi fori, così che rimane ferma. E voilà! Colleghiamo la nostra antenna alla VTX. Abbiamo posizionato la VTX, l'antenna l'abbiamo infilata negli standoff, facendo attenzione a far passare il cavo dell'XT60 sotto l'antenna. A questo punto possiamo andare a mettere una fascetta a fermare il nostro XT60. Una volta fatto ciò possiamo configurare il tutto. Per iniziare in modalità esperto lo facciamo andare in bootloader. Fatto questo inseriamo la scheda che abbiamo messo nel drone. Clicchiamo in basso su Carica firme online e poi accertiamoci che i dati siano corretti. Fatto questo possiamo cliccare su Flash firmware. Attendiamo un momento e così avremo aggiornato il firmware. Ora torniamo alla home di Betaflight e connettiamo l'FC. Se appare questo messaggio dobbiamo calibrare l'accelerometro. Ci basterà posizionare il nostro drone su una superficie piana e poi cliccare su Calibra accelerometro. Ora selezioniamo gli UART della nostra FC per far sì che tutto funzioni correttamente. Andiamo su Configurazione e disabilitiamo il barometro. Su Angolo massimo di armamento inseriamo 180 gradi. Clicchiamo su Salva e riavvia. Controlliamo la direzione dei motori accertandoci di aver rimosso le eliche. Andiamo su ricevente e controlliamo che i comandi corrispondano. Poi su modalità di volo selezioniamo tutti i comandi degli switch. Impostiamo i nostri rate. Poi mettiamo la VTX Table dai preset. A questo punto settiamo la OSD con tutte le informazioni che ci servono e abbiamo finito. Adesso è arrivato il momento di chiudere definitivamente il drone, quindi mettiamo questi bulloncini per fermare la stack. L'antenna del crossfire va posizionata sotto l'FPV cam. Per chiuderla dobbiamo semplicemente incastrare la canopy agli standoff posteriori e fermare i braccetti con gli elastici forniti dal kit. Il drone è pronto, come vedete c'è anche lo spazio per inserire l'action cam. Sono troppo curiosa di vedere come vola. Andiamo! Madonna, ho fatto il power loop di tutta la struttura. Pazzesco. Cioè, basta davvero pochissimo gas per controllare sto drone, è incredibile. Mi ricorda tantissimo, cioè, la mia build più leggera. Dell'Axis Flying, pazzesco. Qua non so cosa ho un po' fatto, vabbè. Top. Azzardiamo un matti. Minchia. Ok, ci sono. E il drone l'abbiamo recuperato, tutto a posto. Ah! Porco. Elica stortissima, va bene. L'elastico che regge il braccetto qua
si è rotto, quindi lo devo poi cambiare e mettere un altro elastico. La batteria si è staccata, quindi per questo sono dovuta andare a recuperare il drone. La fascetta che regge l'XT60 qua da cambiare. E nella parte frontale si è separata dall'incastro, ma basta semplicemente rincastrarlo. Ok, è lì che è cambiato, abbiamo anche chiuso la canopy. Vediamo un po' se ci sono stati danni nell'elettronica e adesso lo vediamo provando. È uscito anche il sole, che meraviglia! È incredibile come ogni volta che provo un drone diverso mi sembra di imparare a volare da capo. Con questo drone mi sono trovata davvero bene perché mi ricorda la Vil più leggera che ho, di 5 pollici. Per quanto sia pesante è incredibile, ma dà le stesse prestazioni di quella Vil che ho super leggera. Il drone si è dimostrato oltretutto stra resistente, è un drone molto veloce e per questo motivo infatti ho impattato più volte, proprio perché non mi aspettavo che riuscisse a raggiungere tale velocità essendo così pesante. La lipo si è staccata, ma ovviamente l'ho ritrovata insieme al drone perché era sempre qua dentro, perciò la cosa figa è anche che la lipo non la perdi in caso di crash, è proprio impossibile che la si perda, anche perché per toglierla, vi faccio vedere, devo spingere qua sotto in questo modo finché non sguscia e poi tirarla con forza da sopra. E così ho rimosso la lipo, perciò figuriamoci in un crash, è praticamente impossibile toglierla e questa è una figata. L'intento è quello di usarlo più per fare del cinematic o comunque freestyle molto smooth, niente di troppo strong come al bando. È sicuramente adatto per un volo all'aperto, quindi più lineare e tranquillo. Grazie di avermi seguito fin qua. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, commentate, fatemi sapere tutto quello che pensate del Lenzo Drone e ci vediamo al prossimo video. Ciao!